Ciao amici di Mondo Xiaomi, oggi abbiamo qui il Redmi 9 nella colorazione viola da 3,32 GB. Andiamo a scoprirlo subito dopo la sigla. Ed eccolo qua, questo nuovissimo Redmi 9. Ma prima andiamo a guardare cosa c'è all'interno della scatola. Troviamo un caricabatterie 5 volte 2A che ricarica fino a 10 Watt, ma lo smartphone può essere caricato con una ricarica rapida fino a 18 Watt se abbiamo un caricatore adeguato. Poi abbiamo il cavetto USB Type-C. E poi troviamo una cover completamente trasparente. Troviamo 2 manuali di istruzione e una spillettina per estrarre il carrellino delle 2 nano SIM e micro SD. Ragazzi, non vorrei sbagliarmi, ma secondo me c'è già applicata una pellicola in vetro o vetro plastica. Secondo me sì, guardate un po' qui. Cosa dite? Abbiamo un display Full HD Plus da 6,53 pollici con una risoluzione da 2340x1080. Abbiamo un rapporto schermo-corpo dell'89,83%. E lo schermo purtroppo è solo un Corning Gorilla Glass 3. Questo smartphone è in una bellissima colorazione viola ed ha una back cover completamente in plastica ed è un unico monoblocco. A bordo troviamo un MediaTek Helio G80 Octal Core 2.0 GHz. Questa versione è da 3 GB di RAM e 32 di ROM, ma c'è anche da 4 e 64. Al posteriore abbiamo 4 fotocamere. In ordine troviamo l'ultra grandangolare da 8 megapixel, appena sotto il grandangolare da 13 megapixel, poi quella con il sensore di profondità da 2 megapixel e poi l'obiettivo macro da 5 megapixel e il flash LED. L'obiettivo macro serve per fotografare le meraviglie del micromondo, invece quella con il sensore di profondità serve per ritratti mozzafiato. L'obiettivo ultra grandangolare immortala la vastità del paesaggio. E a bordo delle fotocamere posteriori abbiamo l'intelligenza artificiale. I video li possiamo fare a 1080 a 30 frame al secondo o a 720 a 30 frame al secondo. Invece la fotocamera anteriore per i selfie è da 8 megapixel. E a bordo, in questo caso, troviamo un Bluetooth 5.0. Abbiamo anche l'NFC per i pagamenti. Il Wi-Fi è sia da 2.4 che da 5. Abbiamo anche la radio FM che funziona anche senza auricolari. Poi abbiamo la MIUI Global 11.03 versione Mi, che penso che molto probabilmente sarà aggiornata nell'arco di un mesetto, se non prima, alla MIUI 12. Poi abbiamo pure lo sblocco con l'impronta sotto le 3 fotocamere principali. Qua sotto troviamo l'ingresso per il jack delle cuffie, il microfono dove ci sono questi 2 bei forellini,
la porta Type-C per la ricarica e lo speaker di sistema con questi bei tre forelloni. Qua sopra abbiamo il sensore infrarosso per utilizzare lo smartphone come telecomando e qua abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei rumori e dei fruscii. In questo punto qui abbiamo la capsula audio. Qui abbiamo i tasti volume e qui il tasto d'accensione. E da questa parte il carrellino con le due nano SIM e micro SD. Per il reparto navigazione e localizzazione abbiamo i GPS, GLONASS, AGPS e Bedouin. Abbiamo poi il sensore di luminosità e il sensore di prossimità, l'accelerometro e la bussola elettronica e molto altro. Poi troviamo un'enorme batteria da 5020 mAh per 185 ore di riproduzione musicale, 31 ore di chiamata, 19 ore di riproduzione video e 19 ore di navigazione continua. Poi, molto bella questa trama della back cover che segue questo cerchio dove sono inserite le quattro fotocamere, il flash LED e il sensore dell'impronta. Adesso vediamolo un po' per benino. Veramente bello. Guardate la differenza con il Redmi Note 8 Pro. Il Redmi 9 è leggermente più alto. E oltre a essere un po' più alto, è anche più spesso. Certo che questo smartphone non è indicato per il gaming. Perciò se qualcuno pensa di acquistarlo per giocarci, è altamente sconsigliato. Come reparto fotografico non è sicuramente al top, anzi per nulla, però fa delle foto, diciamo, carine per postare su Facebook, WhatsApp, social e condividere con amici. Questa versione da 332 su Amazon viene meno di 120 euro. Poi quella da 464 all'incirca 135. Uno smartphone ad un prezzo molto molto contenuto, con un display molto molto ampio. Poi secondo me la luminosità non è eccellente, ma è abbastanza buona. Possiamo accontentarci. Perciò se siete interessati ad acquistare questo smartphone, vi lascio sotto in descrizione alcuni link di acquisto di Amazon e di altri shop. Ragazzi, mettete un bel pollicione sotto al video se questo smartphone vi ha interessato, iscrivetevi al canale, condividete il video e noi ci vediamo alla prossima con un altro video su qualche bel prodotto Xiaomi o magari di qualche altro brand, visto che ho iniziato da tempo una rubrica che si chiama anche non Xiaomi. Ciao!